Dove acquistare i Sans? Parliamone in questo video. Ciao a tutti, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale e tutti i giorni parliamo di fitness approcciato dal punto di vista scientifico. Sono stato sicuramente una delle prime persone a parlare di Sans su YouTube con numeri rilevanti e sicuramente questo ha portato a far sì che molte persone mi venissero a scrivere per email, per messaggio privato, nei commenti di YouTube. Edo, dove si comprano i Sans? Va bene se li compro in Inghilterra, dove praticamente si trova la maggior parte dei venditori, e quindi ho deciso di fare un video dove finalmente una volta per tutte sarei andato a parlare di dove andare a acquistare i Sans. Ho deciso di affrontarlo anche perché, ovviamente lo sapete se mi seguite già da un po' di tempo, recentemente ho pubblicato la mia guida La rivoluzione sull'integrazione, che per chi non lo sapesse è una guida che fornisce tutte le istruzioni punto per punto, mix di integratori, quindi quali integratori andare ad utilizzare per qualsiasi obiettivo: aumento di massa muscolare, salute, salute cardiovascolare, salute del fegato, salute della pelle, perdita di grasso, testosterone, libido, uomo, donna, ventenne, quarantenne, sessantenne, integratori per lo studio, integratori per qualsiasi sport. Andiamo a parlare di ogni singola combinazione di integrazione per qualsiasi necessità. Ok, con i Sans non c'entra niente perché i Sans non sono integratori, ma siccome ho trovato diverse similitudini, mano a mano del video capirete il perché. In particolar modo, dovendo dire ok, qual è il miglior sito dove acquistare i Sans, quello che ho dovuto fare è capire non tanto se il sito fosse i siti o il sito fosse affidabile, ma se ci fossero dei test dei prodotti che un determinato sito vendesse, perché ovviamente, come sappiamo, ramo integrazione, e questa è la prima similitudine, io voglio assicurarmi che effettivamente un integratore che io vado ad assumere sia effettivamente di qualità, e quindi voglio che ciò che mi viene detto sull'etichetta sia effettivamente quello che andrò ad assumere, e voglio che venga detto quello che andrò ad assumere. Quindi, per esempio, quando parlavamo delle proteine, io voglio sapere l'origine della materia prima, non mi accontento semplicemente del fatto che tu brand mi dica sia valido. E lo stesso vale per i Sans, che, come abbiamo detto, ripetiamolo ma non fa mai male, non sono integratori, ma non mi accontento del fatto che tu mi possa dire sono di qualità. No, non funziona così, e non mi va bene nemmeno che abbia tante recensioni un sito, quello di integratori e quello di Sans. Perché? Perché ovviamente le persone nel 99% dei casi di integrazione e di qualsiasi altra cosa non ne capiscono niente, e quindi non voglio affidare la mia salute e i miei risultati a persone che nemmeno conosco, anche se anche sulle persone che conosco avrei dei dubbi, però vabbè, tralasciamo. E ovviamente, essendo il mio canale scientifico, cosa sono andato a fare? Ho trovato uno studio che andava ad analizzare 20 siti differenti in UK che vendessero i Sans. Ora, ovviamente i Sans, come sappiamo, non sono venduti per utilizzo umano, ma sono utilizzati per fare i test non umani, quindi qualsiasi altra cosa. Però ovviamente, essendoci questo buco legislativo, è possibile acquistarlo ed è possibile farselo arrivare a casa. Perché? Perché con gli UK non c'è nessun problema di scambio merci, almeno per il momento. E lo studio è andato ad analizzare 20 siti, in particolar modo sicuramente sarà andato a prendere i principali, quelli che sicuramente, se vai lì su Google e cerchi Sans UK o Sans Europa, li troverai, e i risultati sono sconvolgenti, tenetevi forte. In particolar modo i risultati dicono che un sito ogni 3, quindi indicativamente il 30% dei siti, contiene quello che vuoi. Quindi se tu vai ad acquistare per esempio il Ligandrol, ok, che è uno dei Sans, hai il 30% di probabilità di trovare il Ligandrol all'interno del prodotto. Nell'altro 70% dei casi non lo troverai. E già questo deve far preoccupare parecchio, perché non è poco. Perché in poche parole vai ad acquistare qualcosa ed è una sorta di roulette russa, quindi non sai effettivamente poi quello che andrai ad assumere. E come capisci, se non sai quello che vai ad assumere, come puoi eventualmente prevedere e combattere gli effetti negativi? Magari vai a prendere un Sans che teoricamente non dovrebbe, almeno sul breve periodo, andare a danneggiare i livelli del sangue, e invece ti vai a fare l'analisi e ce l'hai, ma è magari troppo tardi per tamponare tutti i problemi. Sul breve periodo magari sappiamo gli effetti collaterali, sul lungo no, e quindi non posso assolutamente consigliare una cosa del genere. Ma lo studio non si ferma qui, quindi proseguiamo. Tre quarti, ok? Tre quarti dei prodotti analizzati erano sottodosati. Ciò significa che hai il 30% di probabilità di prendere un prodotto che contenga per esempio il Ligandrol effettivamente, e qualora lo trovassi, tre quarti dei prodotti sarebbero sottodosati. Quindi magari tu pensi di andare ad assumere 10-20 mg e invece ti ritrovi tre quarti dell'effettivo prodotto. Quindi in alcuni casi magari trovi il prodotto sottodosato, ma comunque c'è, e poi è stato abbinato ad altro, che adesso andremo a vedere cosa era l'altro. Hai il 30% dei prodotti ne
nemmeno conteneva ciò che veniva promesso di acquistare. E il 60% dei prodotti, sempre di queste 20 aziende, contenevano ingredienti non riportati all'interno dell'etichetta o sul sito. E questa è una cosa gravissima. Cioè, voi andreste a prendere dei prodotti che poi effettivamente non sarebbero nemmeno quelli, o qualora fossero quelli sarebbero sottodosati, e andate a prendere qualcosa che nemmeno sapete cosa sia. E perché fanno questo? È un po' lo stesso discorso che fanno molti brand di integrazione, ed è per questo motivo che ho creato la guida appositamente. Perché molti brand di integrazione o Nesanus, qual è il loro obiettivo? È quello non di vendervi prodotti di qualità che vi facciano bene, che vi facciano ottenere risultati, ma è quello di marginare di più, sempre di più, e quindi di fare profitto. Ma perché questo le aziende fanno? E quindi cosa vanno a fare? Le aziende di integrazione ti mettono magari, ovviamente essendo leggermente più regolamentate, ti vanno a mettere magari il magnesio ossido e non il magnesio citrato, gluconato, quello che è più di qualità e contengono i costi, perché ovviamente il magnesio citrato è più economico. Quelli di SARMS cosa ti mettono? Ti mettono un SARM all'interno più economico di quello che ti promettono. Vi faccio un esempio: l'LGD è sicuramente uno dei SARMS più economici e sicuramente più potenti. E quindi io cosa vado a fare? Prendo un altro SARM, ti dico che all'interno c'è quello, in realtà ti ci metto l'LGD che ti farà ottenere più risultati, ma potenzialmente avrà più effetti collaterali, tu vedrai i benefici e penserai di stare assumendo quello che effettivamente hai acquistato, magari lo andrai ad acquistare, ma è gravissimo, cioè tu non sai quello che stai andando a prendere. E l'LGD, essendo più economico, permette a loro di venderti il RAD, per esempio, ma di marginare di più. Però ovviamente poi non sai come proteggerti o non sai dire ok, ma da qui a X mesi, da qui a X anni, cosa mi potrebbe accadere? Come sappiamo, sul breve periodo un po' di studi ne abbiamo, ok? E possiamo prevedere magari qualcosa, qualche effetto collaterale, anche se poi in realtà non sappiamo, per esempio, che interferenze vada a provocare a chi, per esempio, vada ad assumere AS. Quello non lo sappiamo. Abbiamo il solo effetto collaterale di un determinato SARM, magari nel breve periodo. Nel lungo periodo non lo sappiamo. E quindi acquistare SARMS, già che sono pericolosi, e in più non si è nemmeno certi di quello che si vada ad assumere, è una grande cavolata. E lo so perché le persone li acquistano, perché è facile trovarli. Gli AS è più difficile, più molte volte devi usare le iniezioni. Le persone hanno paura, vanno su Google, cercano e ottengono dei prodotti che magari gli fanno ottenere risultati, perché ovviamente chi ti vende SARMS vuole che tu ritorni, ma non sono le sostanze che pensi di stare assumendo, e quindi ti farei solo del male. Ed inoltre non puoi nemmeno assicurarti che in realtà un prodotto sia di qualità, perché magari fai analizzare una determinata partita di SARMS, magari hai un tuo laboratorio, lo analizzi, vedi che è di qualità, ma la seconda volta quando ti spediscono magari potrebbe essere un altro lotto e non sei sicuro di quello, perché non essendoci regolamentazioni, non hai queste certificazioni, non hai queste titolazioni, non sai niente di niente. E quindi, come capite, per questo motivo trovo tantissime similitudini con gli integratori, perché ok che sono più regolamentati i mercati degli integratori, ma in realtà molto spesso puoi scrivere quello che vuoi su un determinato integratore sull'etichetta e purtroppo passarla liscia. Io sono qui per questo, sempre a smentire le varie truffe che ci sono. Quindi, che dire, spero una volta per tutte di aver chiarito questi dubbi. Ovviamente fatemi sapere se siete mai rimasti fregati, non vergognatevi, fatelo sapere, aiuterete sicuramente altre persone che magari sono nella vostra situazione. Ovviamente se dovete ricorrere a qualcosa e avete paura delle iniezioni, lasciate perdere tutto e eventualmente ricorrete all'integrazione, magari entrando, invece di buttare via soldi altrove, nella guida La Rivoluzione sull'integrazione, che è la mia guida sull'integrazione scientifica, dove si parla di tutte le possibili casistiche per atleti natural, doped, ventenni, sessantenni, quarantenni, uomo, donna, si parla di tutto, salute, massa muscolare, definizione, si parla di tutto, di soli però integratori funzionanti, efficaci, provati scientificamente, che io in qualsiasi momento vi potrei dimostrare il meccanismo di azione in qualsiasi caso. Ed inoltre vado ad analizzare io i brand per voi e ve li fornisco all'interno della guida, in modo tale che voi nemmeno dobbiate fare la fatica di andare a determinare se un brand o meno vi stia fregando oppure no. E se avete dei brand voi da farmi analizzare, troverete all'interno una email dove dirmi: Edo, cosa ne pensi di questo prodotto? Edo, me lo consigli? No? Sì? Mi spieghi tutto? Io ti rispondo all'email e ci togli il pensiero. Trovi tutto in descrizione o nei commenti, e qualora avessi delle domande e baltini94@gmail.com, c'è il mio assistente che risponde a tutti. Non buttate via soldi nei siti di SARMS o ricorrete alle maniere forti, che ovviamente però non posso consigliarlo, valuterete voi i vostri obiettivi e tutto quanto, la vostra salute. Oppure se volete ricorrere all'integrazione, entrate qui, non, sicuramente non butterete via soldi, non vi preoccupate. Bene, noi ci vediamo come sempre tutti i giorni a luna, sempre su questo canale. Peace.